K2 in inverno, si potrà mai salire fino in vetta? Cosa servirà a una squadra per conquistare la prima vetta invernale del K2? Il primo tentativo invernale del K2 è stata una spedizione polacca nella stagione 87-88. Il punto più alto raggiunto in inverno è intorno ai 7700 metri. Quest'anno le squadre che proveranno a salire sulla cima del K2 abbonderanno. La stagione bianca sul gigante pakistano è ormai iniziata. C'è tempo fino a fine febbraio o i primi di marzo, a seconda del calendario. L'inverno infatti inizia e finisce nella stagione invernale astronomica, dal solstizio d'inverno all'equinozio di primavera. O l'inverno meteorologico, che va da dicembre a febbraio. Calendario a parte, il K2 ha molte combinazioni negative da affrontare in inverno. Prima fra tutte il clima. I venti in cima possono raggiungere circa 130 km all'ora. Le temperature possono essere inferiori ai 40 gradi. Finora tutte le spedizioni invernali del K2 non hanno utilizzato ossigeno supplementare nel tentativo di raggiungere la vetta. Per salire il K2 in inverno occorre tenere in considerazione di alcuni fattori: acclimatazione, lavoro di squadra, previsioni del tempo e velocità. Il K2 è alto 8611 metri, è la seconda montagna più alta della Terra dopo l'Everest. Qualsiasi scalatore, anche Sherpa, deve consentire al proprio corpo di adattarsi alla ridotta quantità di ossigeno disponibile a questa altitudine. Nelle ultime stagioni le squadre hanno trascorso quasi 2 mesi sul K2, per lo più vivendo al campo base, dove l'altitudine è di circa 5000 metri. In totale, ogni singolo scalatore probabilmente ha trascorso meno di 10 giorni sopra il campo base. Il K2 sembra tirare fuori il meglio e il peggio delle persone. Nelle spedizioni sono frequenti litigi e rimostranze che si accompagnano per tutta la vita. Rivedendo molti dei precedenti sforzi invernali sul K2, sembra che le dinamiche di squadra abbiano afflitto più di una spedizione. Qualsiasi scalatore degno di tentare il K2 in inverno avrà abilità straordinarie con un ego all'altezza. Idealmente la squadra perfetta avrà già scalato insieme vette difficili. L'isolamento della montagna significa che ha un modello meteorologico unico. La maggior parte dei fronti proviene da ovest, colpendo per primo il K2, nel nord del Pakistan. Come abbiamo visto, i venti possono soffiare per giorni o settimane con poca tregua. La chiave per una vetta invernale è una rapida salita in una breve finestra. Ciò significherebbe non più di 3 giorni. Scalare il K2 in 3 giorni implica velocità. È realistico? Come riferimento recente, Denis Urupku, nel suo tentativo in solitaria, è andato dal campo base al campo 1 in una sola spinta, e il giorno successivo al campo 3. Ma chissà per certo che una scalata di 3 giorni in stile alpino sia fattibile? Ci sono state circa 11 vie di salite sul K2, ma in inverno solo 2 sono state provate. Tutte le vie sono pericolose d'estate, figurarsi d'inverno. L'abbondanza di nevicate rende i pedii difficili da completare a piedi. Il lato nord è più roccioso e complicato a livello burocratico. Si trova infatti in Cina. Il lato sud, quello pakistano, è quello più utilizzato da sempre e include circa 7-8 vie, inclusa la via Abruzzi. Nessuna però in inverno offre garanzia. Sarà quindi mai scalabile il K2 in inverno? Probabilmente sì, vedremo se verrà quest'anno o i prossimi. La tecnologia avanza anche nell'alpinismo. Per il K2, oramai, è solo questione di tempo.